Volendo affrontare all'interno del progetto Sexteen il tema della prima volta, vale a dire del primo rapporto sessuale, non possiamo non far riferimento, al di là della fenomenologia e dell'intensità dell'innamoramento con il suo trasporto emotivo, con la sua chimica, al significato di ciò che cambia in maniera irreversibile nel corpo dell'uomo, ma soprattutto nel corpo della donna, dal momento che questo fenomeno per l'uomo non ha avuto, in effetti, non ha ancora una significativa problematizzazione. Stiamo parlando del valore attribuito alla verginità. Ora, si dà il caso che il valore attribuito alla verginità è fortemente connotato da caratteristiche culturali. Vale a dire che, ad esempio, se nella nostra cultura occidentale, italiana, cattolica, la verginità è considerata, era almeno per tutta la modernità, considerata un valore da preservare. Per altre culture la verginità, come vedremo, è un tabù, qualcosa da evitare accuratamente. Si diceva dunque che la verginità nell'immaginario della cultura italiana, soprattutto in ambito piccolo borghese, ma non solo, per tutta la modernità è stata considerata un valore imprescindibile, una virtù da conservare, pena il disonore, la vergogna per la donna e anche per la sua famiglia, che non ha saputo educare la giovane alla conservazione del suo fiore. Perché è interessante, un altro termine per dire sverginata è deflorata. Anche la letteratura italiana di fine Ottocento è infarcita di drammi inerenti alla seduzione e la violazione di donne che poi si ammalano e muoiono per la vergogna, per il disonore, per l'onta. Del resto, anche la cultura cattolica erge a caposaldo della propria fede il dogma della verginità perpetua di Maria, vale a dire che Maria resta vergine prima, durante e dopo la nascita di Gesù. Ma d'altro canto, se prestiamo attenzione ad una serie di lavori di carattere antropologico di fine Ottocento e inizi Novecento inerenti gli usi e i costumi dei cosiddetti popoli primitivi, così venivano definite le popolazioni che presentavano dei caratteri dissimili dalla nostra cultura occidentale, ebbene in questi testi si dà prova del fatto che la verginità non fosse comunemente accettata come un valore, uno scrigno da preservare fino all'arrivo dell'unico marito per la prima notte di nozze, per la prima volta. Era invece piuttosto comune che la deflorazione avvenisse prima e fuori del matrimonio, ad opera del padre della sposa, di un sacerdote, di un vecchio della comunità, meccanica o manuale addirittura, con o senza coito. E questo testimonia una diversa interpretazione del concetto di verginità. Si pensa addirittura che nell'antica Roma molte donne sacrificassero il proprio imene al fallo di Priapo. Queste pratiche, che per noi sembrano abbastanza strane, ad un certo punto diventano oggetto di studio anche per Sigmund Freud, il padre della psicanalisi, perché qui si configurerebbe un vero e proprio tabù della verginità che lo interessa per lo studio delle nevrosi. In particolare, Freud ritiene che l'atteggiamento della donna, che dopo la prima volta si mostra affettuosa, passionale, grata all'uomo per il rapporto di complicità, è per lo più irreale. In realtà la donna dopo la prima volta si mostra insoddisfatta, fredda, ostile, e ci vuole molto tempo prima che la donna possa provare piacere sessuale con il proprio uomo durante un rapporto. Vi è, secondo Freud, una linea di congiunzione che lega la frigidità iniziale ad una frigidità permanente, che poi si configura come ostilità nei confronti del proprio uomo e talvolta implodendo anche come vaginismo. In sostanza accade che la sessualità immatura, problematica e anche dolorosa della donna viene scaricata sul primo uomo, vale a dire sul primo uomo che ha un rapporto sessuale con lei. È opportuno invece che l'uomo che voglia intrattenere un'esistenza felice con la propria donna, l'uomo che vuole che la propria donna provi piacere sessuale da ogni loro rapporto e non ricorra invece a
ad un piacere extraconiugale che di solito per Freud è più intenso, quest'uomo deve mantenersi lontano dalle ire e dai risentimenti che scaturiscono proprio dalla prima volta. Bene, per questo video è tutto. Seguiteci, iscrivetevi al canale Progetto 16, mettete mi piace, condividete e commentate.